Inauguriamo una nuova rubrica che avevo in mente da un sacco di tempo e che potrebbe tornarmi utile. Potete riorganizzare un po' i vostri accessori e abbigliamento nella vostra borsa di danza in attesa di tempi migliori. Vi potranno servire in qualunque periodo della vostra vita. Non racchiuderò tutto il necessario in un borsone di danza in questo video perché sono talmente tante le cose che servono ad un ballerino che non posso fare un video unico. Procederò ad elencarvi tutto il necessario per un perfetto studioso di danza. L'argomento di oggi sarà l'abbigliamento, quindi la cosa più basica che deve esserci nella borsa di un ballerino, solamente però negli stili che conosco, che sono la danza classica, la danza moderna e contemporanea, la danza acrobatica e la street dance che ho praticato per breve tempo, ma che comunque conosco relativamente. Se dovessi fare degli errori e siete più esperti di me, ovviamente fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la vostra opinione. Quello di cui andiamo a parlare oggi, come dicevo, è l'abbigliamento, quindi la divisa. Ogni scuola di danza, comunque realtà artistica che prevede corsi di danza, dovrebbe al momento dell'iscrizione fornirvi informazioni dettagliate per l'acquisto della divisa conforme al corso al quale siete iscritti. Qualora questo non succeda, comunque ci sono delle indicazioni precise per quanto riguarda l'abbigliamento base di ogni disciplina. La domanda premessa di questo video è: per quale motivo io devo vestirmi uguale agli altri? Perché devo vestirmi nello stesso modo di tutte le mie compagne? Non posso vestirmi con quello che ho a casa senza acquistare altre cose? È la domanda che assilla la maggior parte, soprattutto degli adolescenti, che ci tengono molto alla loro personalità, al loro abbigliamento, a sfoggiare quella maglietta, quel top nuovo, che magari in una realtà dove c'è una divisa coordinata per tutto il gruppo non è facile appunto esibire. Ho tre buonissime motivazioni per il quale è necessario omologarsi. La prima è per facilitare l'insegnante durante la correzione. In un gruppo più o meno numeroso, comunque tenere d'occhio il singolo e correggerlo è molto difficile già di base. Se tutti fossero vestiti diversamente, sicuramente ci sarebbe quello che spicca un po' di più perché magari si è messo la maglietta giallo fluo. Di contro potrebbe esserci magari una ragazzina che si è vestita di grigio e salta molto meno all'occhio, quindi creerebbe una situazione di favoritismi e preferenze per quanto riguarda appunto la correzione, che non è adeguata appunto all'andamento e allo svolgimento di una lezione. Se invece si è vestiti tutti uguali, nel momento in cui il gruppo deve coordinarsi in un esercizio per tutti uguale, per l'insegnante è sicuramente molto più facile individuare quello o quella che sta facendo l'esercizio in maniera scorretta o comunque che sta sbagliando un determinato movimento. La seconda motivazione, che è una cosa a cui io tengo tantissimo da insegnante, è il senso di appartenenza. Vestirsi in un determinato modo ti fa riconoscere in quale gruppo tu sei collocato. Un'etichetta che secondo me nella danza è una cosa piacevole addirittura, ti fa dire al mondo: ok, io faccio questo corso, sono arrivato fin qua, faccio parte di questa realtà sportiva o artistica. Ti fa pensare: ok, io faccio parte di questo gruppo. Anche da ragazzini, quanto è bello dire io faccio parte di questo gruppo, io faccio parte di questo club. La terza motivazione invece è una sorta di disciplina, di un ordine estetico. Secondo me è necessario per autodisciplinarsi. La danza, come ho già detto in altri video, è un tipo di attività sportiva e artistica che non solo ti regala una formazione fisica completa, ma anche un'organizzazione mentale, un ordine, un seguire delle regole che ti fornisce una disciplina anche a livello caratteriale che poi comunque ti serve per tutta la vita. Utilizzare una divisa adatta o comunque richiesta da un insegnante e conformarsi al gruppo non è sintomo di debolezza, del volersi fare il pecorone, insomma, ma semplicemente è un modo di rispettare se stessi, quindi di fare in modo che l'insegnante mi possa guardare nella maniera più corretta. È un modo per rispettare il gruppo, quindi farne parte e non andare controcorrente solamente per un dato di fatto. E in più ti dà modo di inquadrarti bene su quello che stai facendo, perché lo stai facendo e via dicendo. Sembrano cose paranormali per quanto riguarda l'argomento abbigliamento, ma in realtà sono cose che dovrebbero essere all'orecchio e alla portata di tutti. Linee generali per quanto riguarda l'abbigliamento e le motivazioni che conseguono alla scelta di una divisa. Parlo direttamente con le persone che magari si vogliono approcciare per la prima volta con la danza, quindi sono un appassionato di danza, mi piacerebbe provare, vado a fare una lezione di prova. Quando si va a fare la lezione di prova non si ha ancora la divisa, quindi bisogna cercare di adattarsi un attimino alle nozioni base dell'abbigliamento per ogni disciplina che vado a scegliere di provare. Parlo appunto a quelle persone che non sanno come vestirsi per andare a fare una lezione di danza, quindi andiamo ad analizzare le quattro discipline che io conosco in prima persona e vi vado a spiegare le motivazioni per cui bisogna vestirsi in un determinato modo. Partiamo dalla danza.
danza classica, che è la base, è quella che da piccoli iniziamo a fare quasi sempre si parte dalla danza classica, che è la base di tutte le altre discipline. L'abbigliamento della danza classica è volto a valorizzare la longinità del corpo, appunto una figura, non dico esile, ma comunque con linee molto allungate, soprattutto deve essere aderente per far sì che l'insegnante possa controllare costantemente la postura e l'allineamento degli arti del corpo, in generale dei movimenti. Motivo per il quale di base in una lezione di danza classica è necessario avere un body, un paio di collant, rosa, ovviamente rigorosamente rosa senza disegnini non usate, un paio di mezze, e questo è principalmente un po' per la questione della longinità, perché si omologano di solito al colore della collant, quindi ti dà modo di avere una figura della gamba molto più estesa, e anche un po' per l'attrito che c'è con il pavimento per quanto riguarda i movimenti propri della danza classica. E ultimo ma non ultimo, non meno importante, non è abbigliamento ma è necessario, lo chignon che permette in toto di avere il collo scoperto. Ora, lo chignon non è sostituibile assolutamente con una coda di cavallo, anche se alta, anche se hai i capelli abbastanza corti da scoprire il collo anche facendo solo la coda. Questo perché provate a fare le pirouette con la coda di cavallo alta e vi beccherete un milione di frustate in faccia. Oltre al fatto che il capello sciolto, anche solo raccolto in una coda, distrae l'insegnante dai movimenti della testa, che soprattutto nelle pirouette sono molto importanti, per non parlare dei cordebrani, in cui la testa deve essere allineata verso il movimento del braccio. In più, rispetto un po' anche al livello che andate a studiare, sono necessarie le scarpe da smezza e le scarpe da punta, che forniscono in entrambi i casi una formazione ossea del piede adeguata poi ad eseguire dei movimenti molto più complessi, quindi nei corsi professionali avanzati. Dagli 11 anni diciamo che è consigliato l'utilizzo della smezza per iniziare a conformare il piede al blocco della scarpa da punta, perché la smezza è praticamente una scarpa da mezza con la punta rinforzata, in modo che il piede comincia ad adattarsi un po' alla forma della punta, e andando poi in punta con relativo salvapunta si vada più leggeri, più tranquilli, perché altrimenti vi assicuro che iniziare a mettere le punte senza studiare con le smezze prima risulta molto traumatico. Ci sono tanti modi per farsela adattare al proprio piede e io trovo che sia molto utile. Per quanto riguarda il coprirsi, perché comunque non è che si può pretendere tutto l'anno di danzare in body e basta, sono assolutamente vietati felponi, maglioni e cose avvolgenti, sempre per i motivi sopracitati. È consigliabile avere dietro o uno scaldaspalle o uno scaldacuore, in modo che sia comunque coperta la manica, coperto il petto, le spalle, ma che non vada a intaccare appunto la longinità di cui parlavo prima. Argomento cinturetta gonnellino. La cinturetta nel metodo RAD che studio io e che ho studiato è quasi fondamentale, ma più che altro per controllare sia in autonomia sia da parte dell'insegnante che non si lasciano andare gli addominali, che sono fondamentali per una postura eretta da ballerina classica. Il gonnellino è una cosa che si consiglia principalmente nella predanza, quindi comunque nei corsi propedeutici, perché per i bambini molto piccoli comunque è difficile tenere gli addominali, perché hanno questa postura con la panza da fuori, che è naturale, comunque è una cosa su cui si lavora quando i bambini già sono cresciuti e hanno fatto qualche anno di danza. Poi in età più avanzata, tra virgolette, per una semplice questione estetica, però gonnellino possibilmente coordinato al body, possibilmente molto corto, in modo che non vada a coprire appunto il bacino e l'addome, che sono parti fondamentali della postura di un ballerino. In ultimo, per le ragazze, la culotte non è concessa in tutte le realtà artistiche. Noi la concediamo principalmente per il fatto che noi donnine, soprattutto a una certa età, mettiamo su delle forme un po' rotondette e soprattutto in un certo periodo del mese necessitiamo di avere uno strato in più che ci protegga. Il dramma è sempre dietro l'angolo. Diciamo che nelle realtà dilettantistiche è concessa la culotte, purché non sia il pantaloncino che fa diventare il sedere grosso così. Passiamo alla mia disciplina, che è la danza modern contemporary. Non c'è un codice di abbigliamento, ma personalmente e in generale si preferisce un abbigliamento aderente, non tanto per la postura, che comunque è importante come nella danza classica, ma più che altro per la soggettività del movimento. Bisogna che l'insegnante osservi il gruppo in modo che il gruppo si omologhi a una sua concezione del movimento, che normalmente è frutto della fantasia dell'insegnante. L'insegnante ha il compito di omologare il movimento del gruppo alla sua concezione del dato movimento. L'abbigliamento aderente aiuta nel momento in cui appunto devi analizzare il movimento di un braccio oppure del busto, insomma qualunque tipo di movimento
perché fa in modo di controllare veramente ogni parte del corpo. Utile l'utilizzo dei calzini più che altro perché si richiede, soprattutto nel floor work o comunque in lavori che richiedono l'utilizzo del pavimento a 360 gradi, di scivolare, quindi di non fare necessariamente attrito. Ma attenzione alla scelta dei calzini, perché se troppo scivolosi rischiano di danneggiare il corpo, la postura e soprattutto di farvi cadere. Quindi come si può vestire una persona che va a provare una lezione di danza moderna? Suggerito da me personalmente un top o canotta comunque aderente e un pantaloncino o un leggings a seconda della stagione e del tipo di danza. Per dire, nella danza contemporanea che richiede tante rotolate, tante strisciate, floor work, ma anche nella danza moderna che è molto contaminata ultimamente, io suggerisco sempre un pantalone lungo in modo che appunto non ci si faccia male in particolare alle ginocchia, ma in generale su tutto il corpo. La t-shirt consigliata ma non indispensabile per i motivi sopracitati, perché la t-shirt, a meno che non sia in linea aderente con il proprio corpo, se è larga perde un po' lo scopo dell'abbigliamento. In più si possono procurare i futundez o mutande da piede nel caso non si voglia rovinare i propri piedi con calli che poi non andranno via mai nella vita, quando si tratta di lavoro a piedi nudi, perché comunque il piede di un ballerino è necessario preservarlo. Se si soffre particolarmente nell'attrito della pianta del piede sul pavimento, soprattutto nei giri, è il caso di indossare una protezione. Anche qui, se si ha bisogno di uno strato in più perché è inverno, perché non mi sono ancora scaldata, sempre suggerito un abbigliamento aderente, quindi non dico lo scaldacuore che è molto romantico, molto da danza classica, ma almeno uno scaldaspalle o comunque una felpa o un maglioncino aperto che non copra la linea. Supporti tipo ginocchiere possono essere utili, dato che, come ho già detto, la danza moderna ultimamente è molto contaminata e prevede anche nuove tecniche come la caduta, la strisciata, la scivolata, il floor work e magari una ginocchiera, soprattutto se si sta provando una coreografia che ne prevede molte, può essere utile. Ma attenzione a non usare quelle ginocchiere enormi. Io suggerisco sempre di usarli magari all'inizio e poi verso la fine, verso la data dell'esibizione, di cominciare a toglierla, perché sennò poi gli viene la paura di fare quel dato movimento. Passiamo alla danza acrobatica che in Italia è abbastanza sconosciuta, si confonde spesso con ginnastica ritmica, ginnastica artistica, perché gli elementi della danza acrobatica prevedono quello, ma lo scopo della danza acrobatica è principalmente unire gli elementi di questi due sport che ho nominato e coordinarli all'interno di un gruppo. La danza acrobatica comprende qualunque disciplina acrobatica, dall'acrosport, il contorsionismo anche banalmente, la ginnastica ritmica, la ginnastica artistica, insegna un po' tutti questi movimenti e aiuta il gruppo a coordinarli in musica e a coordinarsi tra di loro. È una disciplina che io personalmente adoro, adoro vedere, adoro insegnare, quindi è giusto che io la nomini anche qua, anche se per molti non è danza, mi dispiace, per me lo è. La danza acrobatica è necessario comunque avere più parti del corpo scoperte possibile. Non dico che dovete andare in reggiseni mutande a fare danza acrobatica. Abbigliamento essenziale, gamba nuda e braccia nude sicuramente. Suggerito un body oppure un completo top sportivo e culotto, comunque pantaloncino aderente, in modo che il muscolo sia libero comunque di muoversi, di contrarsi, di essere utilizzato al meglio, ma soprattutto che non si crei scivolosità tra un componente del gruppo e l'altro nel momento in cui si vanno a provare delle cose, magari in coppia, delle prese in coppia, delle acrobazie in coppia o in gruppo, peggio ancora, che possono risultare poi anche rischiose in caso di troppa scivolosità. Il piede nudo è consigliatissimo, io suggerisco sempre di prendere anche un calzino per la parte di stretching o comunque la parte a terra nel quale il piede va lavorato, e quindi in quel caso forse il piede va scivolato un po' meglio. E poi può essere utile avere magari dei supporti articolari, perché è un tipo di attività che ti va ad appesantire molto il lavoro del muscolo e delle articolazioni, e quindi è utile, se soprattutto si soffre in maniera cronica di problemi alle articolazioni, ottenere dei supporti, per dire i gomiti, i polsi in particolare, che sono molto di carico nella danza acrobatica, o le ginocchia o le caviglie. Ma in generale è sempre meglio lavorare senza supporti, altrimenti il corpo viene condizionato da essi. Se uno vuole fare ancora di più, i pesetti da polsi e da caviglie, questo per rinforzare ancora di più il lavoro di riscaldamento e di potenziamento soprattutto della fascia muscolare. Soprattutto i livelli avanzati di danza acrobatica è necessario
necessario sviluppare una muscolatura adatta ad un enorme carico di alcuni elementi difficili, soprattutto i movimenti di volteggio aereo, insomma, che richiedono tanta tanta potenza, ma soprattutto un buon supporto di atterraggio nel momento in cui magari si atterra da un salto mortale, per dire. In ultimo, ma qua non mi soffermerò molto perché, come ho detto, è un ambiente che io ho visitato in breve, è la street dance. Ha delle basi fortemente culturali e quindi l'abbigliamento della street dance, notoriamente molto largo, molto ampio, è prettamente di base culturale, quindi non c'è una motivazione specifica per il quale chi balla hip hop deve vestirsi in maniera larga, ma principalmente per un omologarsi a seconda della cultura di provenienza di questa disciplina. L'unica cosa obbligatoria per evitare infortuni o comunque per lavorare al meglio sugli elementi dell'hip hop è la scarpa da ginnastica. Scarpa da ginnastica che necessita di un calzino all'interno che sia piuttosto assorbente ma che non faccia scivolare il piede all'interno della scarpa. La scarpa che sia confortevole, perché comunque bisogna ballarci parecchio e quindi per ballarci dentro deve essere comoda, e che non abbia la suola né troppo scivolosa né troppo creante attrito. Ci sono dei movimenti nell'hip hop che richiedono sì scivolosità del piede, ma allo stesso tempo altri movimenti dell'hip hop che richiedono invece attrito con il pavimento, quindi è necessario trovare la scarpa giusta. Scarpa giusta è sempre pulita, vi prego, non andate a lezione, soprattutto a una lezione di prova, presentandovi con un paio di scarpe con cui siete arrivati da casa, magari camminando per chilometri. L'aula di danza va rispettata, l'insegnante va rispettato, i compagni che magari mettono le mani per terra vanno rispettati, quindi procuratevi un paio di scarpe adatte, ma che utilizzate solo per la lezione. Finito il mega sulle divise di danza. Spero di esservi stata utile, di avervi dato le motivazioni più consone. Nel caso vogliate dei consigli specifici, magari su un body carino da utilizzare a lezione, piuttosto che un gonnellino, una divisa di danza moderna o di danza acrobatica, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e vi linkerò le mie preferenze o soggettive. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e sostenermi. Qua sotto in descrizione invece trovate la mail per le collaborazioni e corrispondenze. Scrivetemi in tanti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, se vi piace questo video, questo format, i video che faccio in generale, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo Danza con Jo, eccezionalmente martedì 2 giugno, perché il 1° giugno, come sapete, ci sarà il video wrap up e TBR delle mie letture. Il prossimo video sarà l'attesissimo Bookshelf Tour del 25 maggio, quindi il lunedì prossimo. Ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao!